Se volete acquistare account o crediti foot, rivolgetevi a Market Foot, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Vi ricordo inoltre che con il codice coupon Fede Marconi, tutto maiuscolo, tutto attaccato, avrete un 5% di sconto. Bella ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Oggi siamo tornati con un nuovo episodio del Road to Division 1. Dopo l'ultima volta non c'è mio cugino, anche se sono nella stessa location, non c'è mio cugino e quindi non c'è il pericolo dell'eventuale sconfitta per rimozione del disco. Quindi io non ho molta fiducia, però spero che almeno portandovela su YouTube questo possa agevolarci un po' le cose, possa portarci un po' di fortuna. Allora, non userò questa squadra, anche se devo dire ragazzi che ho continuato a trovare dei tots, quindi è andata molto bene ultimamente la mia fortuna. Utilizzeremo oggi la squadra del torneo che ho fatto nella Spring Cup. Allora, Krul in porta, e fino a qua ci siamo. In difesa torna Walker perché Klein non mi aveva convinto con l'upgrade che gli avevo messo. La novità più, diciamo, importante l'avete notata vedendo Wijnaldum Tots e Schürrle If. Bene, questi due giocatori ragazzi li ho trovati entrambi nello stesso pacchetto, magari vi metto la foto in sovraimpressione. E tra l'altro chi mi segue sulla pagina Facebook già lo sa perché avevo pubblicato lì la foto. Quindi in campo loro, tra l'altro Schürrle, per dare un po' di intesa in più, schierato al posto di Boetius, poi vediamo chiaramente se cambiare, in panchina comunque sono sia Boetius che Snyder, anche lui neo arrivato. Ok, Paco Napoli, ecco il bug in persona, perfetto. Quindi si parte con Schürrle che parte immediatamente, Schürrle salta l'uomo, arriva al limite, Schürrle si infila, può anche calciare, Schürrle in area, finta in destro. Poi lo prova e trova subito il gol dopo un minuto. André Schürrle porta avanti il Bombers Team. Quadrato. Occhio di mezzo c'è Diego Costa, servito al volo. Krul col miracolo. Può andare lui di potenza. Parte Schürrle. Pallone alto. Ed è anche l'ultimo atto del primo tempo. Chiama avanti anche Walker. Occhio che sta partendo Wijnaldum. Si scorda il pallone Walker. Attenzione al contropiede. Onuma deve andare su uno dei due. Che è Navas. Diego Costa lasciato solo in area. Arriva il pareggio. Arriva il pareggio di Diego Costa. Vediamo, è stato un avversario. Aspetta, è il momento giusto per andare in verticale. Alla fine preferisce tenerla lì. Poi De Bruyne va dentro da Schürrle. Grande azione. La può mettere in aria perché c'è Lukaku. Anticipato dall'intervento di Kocelny, che ha rischiato tanto. Alla fine calcio d'angolo per la pandina. Parte Miralias a cercare Wijnaldum. Il colpo di testa sulla traversa. Ormai è un assedio del Bombers Team. Wijnaldum si infila. Wijnaldum riesce a passare, non so si sa come, poi finisce per terra, calcio di rigore. Calcio di rigore, magico Gigno Wijnaldum. Calcio di rigore a mezz'ora dal termine. Memphis. Parte Depay e arriva la risposta. Di De Gea. Boetius, usciamo bene qui con Depay. Dai che sono in duetto, i due più forti. La palla di ritorno del Boetius che mette giù, finisce per terra ancora. Calcio di punizione. Mamma mia, era fuori. Era fuori aria. Occhio a Depay. Occhio a Depay, alto. Poi va anche a recuperare Wijnaldum, bravissimo. Deve trovare un traversone. Invece va dietro, Depay, in area di rigore, lascia dietro. Per Boetius, ancora Depay. Depay con la punta, la palla rimane lì. E poi Snyder. Wesley Snyder. Fa 2-1. Alla fine, torniamo in vantaggio. Mamma mia. Mamma mia. Il recupero è appena iniziato, ragazzi. Che bella. Vuole crossare, si fermano tutti, si sono fermati tutti, guardate lo script che schifo, si sono fermati tutti e il mio portiere ha guardato dall'altra parte, vaffanculo va, andate a fanculo tutti. Allora, facendo così l'intesa sicuramente si abbassa, però voglio provare lì davanti un attacco rapido con Schürrle e Boetius, lasciando dietro le punte De Bruyne, e quindi vediamo un po' se questa partita andrà meglio della precedente. Bene, questa è la sua formazione. Ci va Schürrle su questo pallone. Schürrle può andare al cross, c'è Boetius dentro. Anche Depay! 1-0. 1-0. Il gol di Memphis, che si riprende quello che gli ha tolto De Gea nella scorsa partita. Trova il gol del vantaggio. Anche in questo caso vantaggio ragazzi immediato. Però se non facciamo sto secondo gol io non sto tranquillo. Con calma ragazzi, con calma, finisce per terra, calcio munizione. No, non ho fischiato, no, vabbè, non c'ho parole. Pensavo l'avesse fischiato, ma è scontato adesso segna. No, palo. Non hai segnato squadra, è un coglione, cioè. Minchia.
dai che ce ne vai, è forse fuori gioco. No, no, è regolare. E no, Jerry risponde. Vabbè. Vai Memphis, trova spazio, la va a mettere per Shurle. Ma l'hanno ammazzato. Occhio a Wijnaldum, la risposta di Neuer. Poi si appoggia a Depay. Shurle, dai che va dentro Depay, va dentro Depay, va dentro Depay, va dentro Depay. Memphis, scucchiaialo! Mamma mia che gol che gli hai fatto Memphis! Il pallonetto di testa. Ma che giocatore abbiamo in squadra? Depay show, 2-0. E adesso sì che sto leggermente più tranquillo, più che altro perché posso giocare in maniera normale e provare a partire in contropiede, altrimenti raga è veramente impossibile sto gioco, anche perché io dovrei anche concentrarmi sulla telecronaca oltretutto. E uno A, quindi palla per Shurle, parte Boetius, posizione nettamente regolare, una scena via così, poi Boetius per il 3-0. Quitta caro mio, quitta. Il nostro avversario qua là dentro c'è Williams, poi rimpallo Neymar. Non c'è. Ma porca puttana, raga, ma non l'ho toccato. Ma Cristo, non può accadere che è rigore. Merda. È regolare per forza, per forza. Palla per Shurle. Shurle. Shurle per il 4-1. È dentro. 4-1 ragazzi. Gira subito, Boetius, va dentro André, posizione regolare, Shurle la mette per De Bruyne, 5-1, altra grande azione, sull'asse Shurle De Bruyne. La squadra continua a dire che gira molto bene, come ho detto nella partita precedente, poi le abbiamo prese, cioè più che altro la FIFA. Sarà ancora l'uomo, poi dentro per Wijnaldum, esce, non esce Neuer, Wijnaldum arriva prima e sono sei ragazzi. Io ricordo che lui ha tutti i tots simpatici. Ecco, l'ho detto, adesso segna perché non c'era un A. Ho dovuto prendere due gol di merda e Boetius, palla dentro per lui, Boetius, palla a mettere dentro, 7-2. 7-2. Shurle. Finisce anche per oggi l'episodio. Abbiamo fatto 4 punti. Possiamo ancora ambire al passaggio in divisione 2. Io vi saluto e vi devo lasciare comunque un pollice in su se questo vi è piaciuto. Vi do appuntamento al prossimo episodio, che comunque non penso esca troppo tardi, visto che i primi due sono stati abbastanza attaccati. Tra l'altro non sono i primi due, ma sono il sesto e il settimo. Quindi vi do appuntamento all'ottavo episodio, vi do appuntamento ai prossimi video, alle prossime serie, alle prossime orge. Noi ci vediamo presto. Ciao a tutti.